Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi. Quello di questa sera è il webinar numero 279 della serie Dialogo con gli autori, un servizio che da 7 anni offriamo alla nostra comunità di lettori e in questi eventi online esploriamo insieme visioni, parole e pensieri di scrittori sicuramente eccezionali. Mi chiamo Roberto Feroli, svolgo attività giornalistica, sono un collaboratore del Giardino dei Libri e questa sera chiedo anche venia per il tono di voce che è un po' basso in quanto la voce è un po' sotto stress in questi giorni, ma non potevo assolutamente mancare ad un appuntamento come questo e a breve vi svelerò anche il perché. L'ospite di questa sera ci conduce attraverso una visione della realtà diversa, personale, liberatoria, particolare, tutta da scoprire e da ascoltare, un viaggio verso il nulla, una dimensione ampia da scoprire in quanto sicuramente più calzante per l'animo umano. Senza ulteriori indugi, vi presento con piacere il nostro ospite che è Federico Cimaroli. Ciao Federico, ciao, Eccoci. buonasera, benvenuto. Ciao. Ciao Un Roby, ciao caro Sandro, ciao, ciao Rosa, ciao. ciao a tutti. Ciao, Un ciao. caro saluto anche da parte di Rosa, Sandro, il nostro super tecnico che ringraziamo naturalmente sempre. Grazie intanto a te per aver accettato il nostro invito qui al Giardino dei Libri, la tua presenza è sicuramente un regalo prezioso per noi tutti, sappiamo che ci fornirai tanti spunti di riflessione anche profonda. Prima di iniziare, per chi non ti conosce, una frase che faccio sempre fatica a pronunciare, ma comunque per chi ti vuol conoscere meglio prima di questo webinar, vorrei far vedere un video di presentazione che ti racconta. Federico Cimaroli, scrittore, conferenziere, autore del blog Pensiero Caffè e ricercatore spirituale di nuova generazione. Tutto ciò che dice e scrive è frutto di ciò che vede e sente. Il suo obiettivo è il contagio, consegnare al maggior numero di persone la possibilità di trovare risposta ai propri quesiti esistenziali, interrompere lo stato di addormentamento psichico in cui si trovano e comprendere e sviluppare i propri talenti. Dialoghi con Gertrude è il suo primo lavoro con Edizioni Progetto Fratellanza. In passato ha pubblicato Il richiamo e i principi di Santa Chiara, diventati in poco tempo dei best-seller. In aggiunta a questa tua sorta di biografia, ci racconti cosa è successo tra i dialoghi di Gertrude e questo tuo nuovo libro? Una vita, ma a noi basta una fotografia. Beh, questo nuovo libro è uno step in più rispetto a Dialoghi con Gertrude. Dialoghi con Gertrude, come che era? O su Sì, Gertrude, come era? qua, qua. Io ce l'ho. Con Gertrude. Con. Dialoghi con Gertrude. E se non erro, quel libro finisce un po' con delle domande continue che Gertrude fa, che Gertrude, vabbè, siamo noi in realtà quando ci approcciamo all'insegnamento, che troviamo i nostri riferimenti, le nostre guide momentanee, e quindi abbiamo 1 miliardo di domande. E un po' di risposte le ho date in quel testo, e diciamo, Gertrude voleva andare avanti, voleva andare avanti, voleva andare avanti, però diciamo che per quel momento andava bene tutto quello che era stato scritto, tutto quello che era stato detto. Nel frattempo, diciamo, Gertrude ha coinvolto de degli altri ragazzi. E sono arrivati nuovamente a farmi domande alle quali ho risposto. E quindi è nato questo nuovo libro, ritengo più essenziale degli altri, più bello, più vero, più reale. E ci tengo a dirvi, impreziosito dalla prefazione di due amici, due persone che letteralmente mi hanno salvato, a Federico, intendo. Nel senso che quando ero veramente steso per terra nel mondo, mi hanno preso e messo seduto, letteralmente. E quindi, prima di iniziare a sparlare, ci tengo a dirvi questa cosa, che questo testo è impreziosito dalla presenza e dalla prefazione di due persone stupende, due terapeuti fantastici, e che in questa esistenza mi hanno letteralmente salvato. E il nome è Elena Bianchi e Loris Pierini. Intanto grazie, e noi siamo davvero molto felici di presentare questo libro stasera. Io, malgrado la voce, non potevo assolutamente mancare perché quando ho visto l'indice
sono svenuto, cioè troppo bello, solo l'indice, è bello anche il libro, ma già l'indice mi ha conquistato. In più, il libro esce ufficialmente oggi, quindi è il primo giorno, è il primo momento, oggi, è fresco fresco come si suol dire. Eccolo allora, l'io sono essere niente per essere tutto. Il libro è già acquistabile da ora sul nostro sito giardinodeilibri.it. È composto da 154 pagine, scontato costa 17,10 euro, perché per chi lo acquista questa sera sul sito del Giardino dei Libri ci sarà anche la spedizione veloce gratis. In più un omaggio esclusivo, sempre per chi lo acquista sul Giardino dei Libri, su questo magari però torniamo più avanti. Voglio anche comunicarti, Federico, il numero degli iscritti a questo evento, che è di quasi 5.000. Eccolo qui il nostro post-it, 4.822 per essere preciso, un numero sicuramente significativo, interessante. Ci dice insomma che c'è grande attesa per il libro e c'è grande attesa per le tue parole. Prima di iniziare la serata voglio anche ricordare a tutti i partecipanti che dopo la nostra prima parte di dialogo ci sarà lo spazio per le vostre domande, quindi se avete domande per Federico Cimaroli, ovviamente inerenti all'argomento della serata, scrivetele nella finestra della chat e direi che a questo punto possiamo veramente cominciare, giusto il momento di addentrarci nel cuore dell'argomento della serata. Io partirei proprio, insomma, brutalmente da questo indice, poi così ci sono tante altre cose che mi hanno colpito dal trionfo della resa a Morgan, ma l'indice è davvero, secondo me, spettacolare perché parte da un infinito e da una resa, passando attraverso una sorta di ricordiamoci che dobbiamo morire, arrivando ad una nuova, genesi. Ma quello che cerchi di insegnarci, così mi sembra, è che veramente siamo molto più vuoto di ciò che tentiamo di essere nella realtà dei fatti tutti i giorni, aderendo a immagini, maschere, ruoli, situazioni, eccetera. Un libro molto coinvolgente. Io ti lascerei partire magari proprio nello spiegare il percorso che questo libro racconta e poi andiamo su diversi dettagli, se va bene. E se vuoi. Sì, direi di iniziare a comprendere che esistono due tipi di vuoto, un vuoto vivo e un vuoto morto. Ecco, diciamo che il mondo per vuoto intende il nulla, inteso per nulla ciò che il mondo intende per nulla, quindi assenza di cose. Eppure la fisica stessa ha fatto dei grandi passi in avanti, sostenendo appunto che il vuoto non è assenza di cose, ma ha proprio una sua energia, energia di punto zero la chiamano, in cui all'interno di questo vuoto ci sono queste fluttuazioni quantistiche, ovvero che ci sono dei frame che noi chiamiamo poi in realtà accadimenti, che sorgono e tramontano come il sole. Quindi per comprendere ciò che siamo, dobbiamo vedere che noi non siamo nella dimensione del vuoto vivo, ma noi viviamo nella dimensione del vuoto morto. E la dimensione del vuoto morto paradossalmente è ciò che noi chiamiamo il pieno, ovvero il pieno di rappresentazioni. Io penso che in questo momento ci sia un grido profondo nel mondo della spiritualità che sia quello: distruggete la spiritualità. Come diceva Eleonora Duse, una delle più grandi attrici di teatro mondiali, penso più che italiane. E riferendosi appunto al teatro, che vedeva questa stessa cosa che io vedo al momento nel mondo della spiritualità, la vedeva benissimo nel mondo del teatro. E lei diceva: ebbene, per salvare il teatro dobbiamo distruggere il teatro. Attori e attrici devono tutti morire di peste, perché era dell'Ottocento, devono tutti morire di peste, perché rendono l'arte impossibile. Ecco, per certi versi dobbiamo stare molto attenti perché stiamo rendendo la spiritualità impossibile, perché siamo amplificatori di illusioni, siamo portavoci della voce delle sirene, come dice il dodicesimo canto dell'Odissea, e non ci rendiamo conto che tutte queste sirene, tutte queste voci in realtà sono le nostre conoscenze di carattere esoterico, di carattere spirituale. Io sono un'anima, questo è lo spirito. Quando morirò andrò nell'aldilà e accadrà questo, questo e quell'altro.
che bello poi quando andremo nell'aldilà e non accadrà una minchia di tutto quello che noi pensiamo che debba accadere, che bello avere a che fare con il vuoto, con il mistero. E quindi questo punto di consapevolezza, consapevolezza della consapevolezza che vive nel vuoto, è ciò che noi dobbiamo raggiungere, ma per poter raggiungere questo dobbiamo vedere tutto ciò che non siamo, a livello mentale, a livello emozionale e a livello fisico. Prima delle azioni, prima di ogni azione io sono, prima di ogni emozione io sono, bella o brutta, per l'amor di Dio, prima di ogni pensiero, qualsiasi pensiero, io sono. Ecco, dobbiamo cominciare a sederci lì e smettere di riempirci, smettere di riempire il vuoto di vuoto morto che noi chiamiamo sapere, che noi chiamiamo pieno, che noi chiamiamo vicende, esperienze. Le esperienze fluttuano all'interno di una realtà, ma non sono reali. E non sto parlando, ah sì, perché è una proiezione della mia coscienza, non sto parlando di questo, che è un ennesimo sapere. Vi sto parlando che dobbiamo vedere l'inconsistenza di tutto ciò. E paradossalmente, al momento, purché abbiano sua sacralità le esperienze dell'identità di Federico, di Roberto, di Sandro, di Rosa, purché abbiano la loro sacralità e ci ispirano grande attrazione per far sì che io percepisca di essere un qualcosa prima di togliere definitivamente questo qualcosa, perché sennò all'interno dell'illusione io credo di essere un'anima, in realtà è semplicemente l'illusione stessa che crede di essere un'anima. Non vale molto, non vale tanto questa cosa qua. Ecco, quindi per sedersi su quella consapevolezza, essere consapevoli della consapevolezza, vedete, noi siamo consapevoli dei pensieri che ho, a volte siamo consapevoli delle emozioni che ho, soprattutto quelle pesanti, la rabbia, l'odio, l'invidia, il dolore. Emozioni a livello fisico sono consapevole quando mi fanno male i denti e sono meno consapevole quando accadono cose più belle, la gioia, la felicità, oppure un amore, un abbraccio, l'innamoramento, quando veramente siamo nell'assoluto, nell'innamoramento siamo nell'assoluto. Ecco perché il capo dei capi diceva: amatevi gli uni gli altri come io amate voi, ama il prossimo tuo come te stesso, ma anche ama il prossimo tuo come te stesso è un aborto per quanto ci riguarda. Che cazzo vuol dire ama il prossimo? Ma poi te stesso chi? Ama il prossimo tuo come... sono profondamente devoto del capo dei capi. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ma te stesso chi? Ma te stesso io chi? Federico? Io come faccio a amare Roberto? Se io considero separato Roberto da me, io potrò amare Roberto quando non ho bisogno di Roberto. Quando io considero la mia mano e la mano di Roberta, la mia mano. Quindi allora, ho capito, ma è difficile. Ma chi se ne frega che è difficile? Comincio a togliere anche questa cosa che è difficile. Comincio a togliere anche l'idea che tu debba evolvere. Perché l'idea del processo continuativo e causale è l'ennesimo dramma, poiché appartiene solo a livello mentale, dove lì si inventa che esiste un tempo e si inventa che esiste uno spazio, in cui lì si inventa che esiste un'identità. Allora, il vuoto è la partita. Svuotarsi da tutto ciò che crediamo di essere. E all'inizio ho capito, ma scusami, ma Federico, ma se io tolgo i miei pensieri, belli o brutti che siano, io tolgo tutto quello che ho capito, tolgo tutto quello che ho studiato, ma se io tolgo tutto quello che faccio, tolgo tutto ciò che penso di essere, chi sono, cosa è, chi sono? No, perché un po' di paura, ma chi ha paura? Chi? Paura cosa? E quindi è lì, ecco, la morte, la sacralità della morte, lei lascia morire in pace un po' tutto quello che non sei. La paura è un ottimo segnale, la paura. Ecco, quindi io penso che la spiritualità vada distrutta in questo senso. La spiritualità delle rappresentazioni, ovviamente, no? Come il teatro delle rappresentazioni, diceva Carmelo Bene, una merda, ecco, la spiritualità delle rappresentazioni va distrutta. Ok, perché no? Ma questo infatti mi fa venire in mente una vignetta che ogni tanto i social ripropongono, dove si racconta di questo tipo che parte per un viaggio di 3 anni alla ricerca di se stesso e quando si trova scopre di essere uno scemo. E questa cosa mi ha sempre colpito molto, in realtà. Vabbè, mi ha fatto un po' pensare adesso a quello che naturalmente hai detto, l'ho visto collegato, ma soprattutto l'ho visto collegato a un altro punto in cui tu su cui tu torni più volte, soprattutto nella prima parte del libro, che è questa dualità, sto sempre attento a usare i termini più adatti, perché tra intellettuale e cardiaco. La prima volta che leggendo il libro ho visto cardiaco, ho detto: ma cosa intende esattamente? Dopo chiaramente si capisce, si spiega, però è bellissimo, intellettuale da un lato
cardiaco dall'altro. Siamo un po' troppo intellettuali, un po' troppo poco cardiaci. Questo ti ricordi, Roby, l'anno scorso quando mi feci la domanda? E penso che sia l'intervento, quindi domanda e risposta, di come finisce infatti Dialoghi con Gertrude. Infatti non mi veniva in mente prima quando mi hai fatto domanda di Dialoghi con Gertrude, adesso mi viene in mente. Dialoghi con Gertrude finisce con la domanda in cui Gertrude, se non erro, mi chiede di più in merito all'albero della vita e all'albero della conoscenza del bene e del male. Ti ricordi che anche l'anno scorso tu, quando abbiamo fatto la diretta, me l'hai chiesto, no? Ah, ma Fede, è bella questa cosa della Bibbia, Genesi 1, in cui si Ah, parla. sì, è vero, è vero, è C'è vero, l'albero dell'Eden, c'è l'albero della vita, l'albero del bene e del male, l'albero della conoscenza del bene e del male, e noi abbiamo scelto l'albero del bene e del male. Ecco, questa, noi siamo lì. Anche la spiritualità delle rappresentazioni è lì, nella conoscenza delle cose, però la conoscenza delle cose non conosce le cose. Cioè, io ho un'idea dell'anima perché l'ho letta, perché me ne hanno parlato, di coloro di cui mi fido. Io ho un'idea del bosco, ho un'idea dell'albero, ho un'idea di Roberto. Ho un'idea, sì, posso passare del tempo con Roberto, guardo i suoi gusti, come cammina, come respira, cosa le piace, cosa gli piace, cosa gli piace, cosa pensa, cosa non pensa, le sue scelte, non le sue scelte, ma mi farò sempre un'immagine, sempre un aborto, un'esistenza di Roberto morta all'interno della mia mente. Io non, quindi non conosco Roberto, poiché ho un'idea di Roberto, ma non lo conosco nella sua essenza spirituale. Io per conoscere Roberto devo entrare nell'albero della vita da cui siamo stati cacciati. Noi abbiamo scelto l'albero del bene e del male, ci siamo stati aperti gli occhi per crearci rappresentazioni, no? Io per costruirmi un'idea del mondo lo devo guardare. Mediante il pensare mi costruisco idee, tali idee vivono all'interno di me, ma sono concetti, sono rappresentazioni che servono all'inizio per mettere una sorta di base di logica intellettuale, ma poi vanno abbandonate tutte, bisogna morire a tutte queste cose. Bisogna diventare nessuno, niente, vuoto ancora una volta, liberarsi da tutto ciò che noi conosciamo. Ecco, e quindi quando si comincia a fare tutto questo, in contemporanea, si scioglie paradossalmente anche il cuore. Perché il cuore si scioglie? E il capo dei capi lo dice in tutto il Vangelo, quando gli apostoli dicono: Maestro, parla un po' più semplice, non ti capiamo. Maestro, ma parla, ma cos'è? Non capiamo, poi non capiamo quello che dici, puoi parlare più semplice? Lui cosa gli dice? Non avete capito poiché non avete studiato? No, lui dice: ancora non capite? Forse che il vostro cuore è arido? Lui dice così continuamente: forse non capite? Forse che il vostro cuore è arido? Lei non dice che non avete studiato, razza di salame, lui dice: ma forse che il vostro cuore è arido, quindi non capite poiché il vostro cuore è arido? Il vostro cuore è chiuso? Quindi lui associa l'apertura cardiaca alla saggezza. Ma cos'è questa saggezza? Percepire all'interno di me le forze spirituali che sono presenti nel mondo, in Roberto, nell'albero, nel gatto, nel leone. Ma Federico, ma io non ce la faccio, non è un problema. L'importante è che smettiamo di raccontarcela. Chi è che ce la fa di noi? Qualche istante, e si chiamano intuizioni, essere fecondati, la fiammella sul capo degli apostoli, lo Spirito Santo ti consegna la comunione, ovvero la conoscenza intima, l'essenza delle cose, le forze spirituali che vivono le cose. Io mi faccio un'idea del lupo, ma io non conosco il lupo nelle sue forze spirituali, l'anima del lupo, non la potrò conoscere finché io mi siedo sul concetto, la rappresentazione del lupo. Ecco, quindi insieme le due cose, più mi faccio vuoto, più il cuore si apre e si scioglie, e più mi faccio vuoto, più queste esistenze lasciano il campo, che non significa che il nostro sapere sparisce, non temete che tutto quello che avete studiato rimane lì, però diventano come degli aquiloni. Nel cielo, quando un bambino ci gioca, non continuano ad essere quella coltre spessa che non ci dà la possibilità di accorgerci quando scende il sovramentale, perché poi, ok, il mentale razionale è quello di per sé soggetto a forze che questo mondo chiama sataniche, ma non è quello il problema, però è il pensiero razionale, sono le esistenze separative, conflittuali dell'identità. Ecco, noi dobbiamo eliminare questa coltre spessa che non riesce a mettere in comunicazione un cuore sciolto con l'avvento del sovramentale. E questa cosa è possibile ora. È possibile farla nella misura che però tu apri il tuo cuore all'infinito, quindi al vuoto, al mistero, al segreto, al niente, al nulla e al nessuno. Quindi la domanda è chi sei? Va bene, cominciamo ad esserci, nel libro si parla, ma la domanda è che cosa vuoi? La domanda reale è che cosa vuoi? Cioè, il capo dei capi, dov'è il tuo tesoro? Ora, la domanda che dovrebbe balzarci alla mente quando ci svegliamo la mattina è: dov'è il mio tesoro? Ah, per far sì che oggi il lavoro non mi rompano i coglioni. Va bene, lì è il tuo cuore, dice il capo. Dov'è il tuo tesoro? Nel successo.
Non c'è problema. Dov'è il tuo tesoro? Nella salute? Non c'è problema. Vabbè. Dov'è il tuo tesoro? Nei miei figli che si realizzino? Non c'è problema. Dov'è il mio tesoro? Di vivere felice? Non è un problema. Ma sappi che dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. E se il tuo tesoro è in un qualcosa di finito, condizionato, la sofferenza è garantita. Non è un problema. Non è un problema. Ma se il tuo tesoro è la realtà, se il tuo tesoro è nessuno, se il tuo tesoro è il vuoto, se il tuo tesoro è il niente, allora inizia una nuova partita, molto ma molto più interessante, alla scoperta di ciò che realmente sei, che in realtà non siete da scoprire, poiché lo sei. Ciò che sei non è che scopre ciò che è e basta. E questo è il concetto anche, vedi, l'illusione del ricercatore, quindi ricercatore spirituale, che vedi, invece nel Vangelo di Tommaso gli chiedono a Gesù: ma quando verrà il regno, maestro? E lui risponde: non verrà cercandolo, per l'amor di Dio non cercate nulla. Vedete com'è? Ma io se non cerco come faccio a trovare? No, perché comunque io... Ma come cerchi? Dove sei seduto mentre cerchi? Ma lascia che Federico cerchi! Ma che cerchi? E che trova? E che faccia un po' la sua partita? Ma tu dove sei? Chi sei? E questo, seduto su questo vuoto, su questo niente, su questo nessuno, sulla consapevolezza, divenendo sempre più consapevole della consapevolezza, mentre Federico fa la sua partita. Sì, ho capito, ma io sono consapevole poiché sono in Federico, è noto, sono mio, è Federico che è nella consapevolezza, poiché ancora hai un'idea che hai coltivato, che vive nella tua memoria, poiché tutti quanti la pensano così, ragazzi, è inutile raccontarcela. Possiamo dire quanto vogliamo di essere un'anima, ma crediamo di essere un corpo e ci identifichiamo con i pensieri. Punto. Se non fai il vuoto, sono chiacchiere, sono balle, simpatiche, ma balle. Diceva, di cos'è che diceva Stephen Hawking, un astrofisico, se non erro, ha vinto il premio Nobel, interessantissimo. Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. Estremamente simpatica la cosa. Non a caso, ovviamente, citi più di una volta, ma insomma anche in questo caso il capo dei capi, appunto, nel tuo libro, e dici: questo è il Vangelo di Matteo, e chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita. Questi sono, come dire, degli shock nella nostra quotidianità, che ormai è spesso connessa o comunque inserita in un flusso di cose su cui non ci facciamo neanche più domande, e che tendono a così corrispondere al nostro biglietto da visita, alla nostra presentazione. E quindi immagino che anche questo sia uno degli elementi che magari, non so, quando hai un contatto diretto con le persone, possa emergere in maniera più diretta. Questa è una curiosità, poi ne ho altre ovviamente sul libro, ma volevo proprio chiederti questo a seguito anche delle tue ultime parole. Quando incontri in sala, ad personam, chi frequenta magari un corso, cioè qual è la loro reazione che tu noti subito quando entri in questi argomenti e ci entri in questa modalità? Guarda, Roberto, ottima domanda. Io sono reduce da un seminario che ho tenuto 2 giorni fa a Bologna, c'erano tantissime persone e ho parlato un po' di questo. Ovviamente in presenza la cosa è molto più forte, e ci sono 2 cose che vedi chiaramente: una parte profondamente eccitata di lanciarsi in questo vuoto poiché riconosci il vuoto casa, e poi c'è tutta un'altra parte che si sta riorganizzando mentre l'altra parte si eccita a cercare di stampare e portare controllo sulla comprensione avvenuta, e di fatto si rendono conto quando fanno poi le domande. È come la Selva Oscura, com'è che l'inizio della Divina Commedia? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai una selva oscura che la diritta via era smarrita. Oh, ora, non quando arrivano quegli shock di percezione del vuoto, si apre la selva oscura. Poi si mettono lì, cominciano a cercare di... Non loro, eh? La mente comincia a cercare di archiviare, cercare di mettere ordine alle cose, e la selva oscura fa così. Mangia. Infatti fanno gli interventi, ma si sente che non ci credono neanche loro. Ed è stato molto bello domenica, ho avuto anche degli ottimi feedback
da parte delle persone molto belle. E poi la cosa bellissima è che stanno 6 ore così, tra risa e commozione. Perché poi bisogna esprimere il Vangelo. Il Vangelo espresso, il Vangelo più reale è espresso nelle poesie. Perché difficilmente riusciamo a comprendere. E la poesia e il poeta è il Vangelo stesso. Alda Merini è il Vangelo. E.T. Hillesum è il Vangelo. Emily Dickinson è il Vangelo. Allora quando c'è quello spazio di silenzio che si crea, quello spazio di vuoto, fertile, erotico, allora tu leggi una poesia e sei nell'infinito. Ed è tutto esponenzialmente chiaro. E ti rendi conto di cosa stiamo parlando. Questo è un po' quello che accade durante... Tra l'altro farò un seminario di 3 giorni sulla spogliazione, spogliarsi di tutto. 3 giorni, tutto il giorno, tutti i giorni, 3 giorni di ritiro ad Assisi sulla spogliazione. E lì intendo proprio andare giù. Lì a vivere questo vuoto, vivere questo niente e consolidarlo, e per far sì che sia un'esperienza scioccante da quanto reale. Ok, grazie. Non voglio aver interrotto la poesia che si era creato proprio quando parlavi, tra l'altro, di poesia. Io però ti porto anche sul campo della musica, perché nel capitolo che si chiama La Meraviglia, e io ne sono rimasto ancora più meravigliato, tu hai citato un pezzo di Morgan, che è il mitico Altrove, che tra l'altro, se non ricordo male, Rolling Stone battezzò a suo tempo come il pezzo più bello del millennio, quindi il pezzo più bello della musica italiana. Non ho una tale conoscenza da dire sono d'accordo o non sono d'accordo, questo non cambia niente, però quel pezzo è meraviglioso. Morgan, secondo me, è un artista che meritava per tutto di stare qui, proprio in questo concetto, nei concetti che tu esprimi in queste pagine. Come sei arrivato a prendere proprio queste righe di Altrove? Ma guarda, Roby, se hai letto il libro hai visto che ci sono tante poesie, tanti scritti. Sì. C'è anche il Padre Nostro. Diversi testi, delle canzoni, eccetera. Altrove sì, era uno di quelli, anche Dietro la Porta del figlio di De André, molto bello, secondo me, Dietro la Porta, cosa c'è dietro la porta? Molto bello, ma ce ne sono tantissimi di autori italiani, molto estremamente interessanti. Anche Samuele Bersani, Giudizio Universale, secondo me è estremamente interessante come testo. Altrove è molto bello, Altrove, oltre Morgan è un musicista pazzesco, e quando lui suona, lui è connesso, a prescindere poi da tutto il ruolo sociale, mediatico, eccetera, eccetera, che francamente non mi interessa. È come se io dovessi valutare la voce di Frank Sinatra dal fatto che lui comunque ha avuto rapporti, sembra, con la malavita newyorkese. Ma chi se ne frega della malavita newyorkese? Ma chi se ne fotta la malavita newyorkese? Quando canta That's Life o My Way, scende l'immenso. Cosa cazzo me ne frega? Sì, ho capito, però fondamentalmente aveva rapporti con la mafia. Ma chi se ne frega che aveva rapporti con la mafia? Ho capito, però Morgan è un personaggio molto... Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega cosa ha fatto Sanremo? Chi se ne frega cosa fa X Factor? Chi se ne frega che manda a fanculo tutti? Ma chi se ne frega di questa roba qui? Bisogna essere connessi nell'essenza delle cose. E quando, per esempio, interpreta Tenco, santo Dio, gli dà una nuova vita a Tenco. C'è quella canzone di Tenco, bellissima, che ha dedicato a sua mamma. Com'è? Che fa? Ah! Porca miseria! Non mi ricordo, l'ha cantata sia nel suo programma Stramorgan che anche a Macerata nel 2019, ma non mi ricordo. Adesso mi sfugge, ma lì come fai? Lì ti ritrovi in una valle di lacrime e ti ritrovi ad essere consapevole di te stesso, se sei consapevole di cercare la consapevolezza, se non ti addormenti nella commozione o non la banalizzi. Nei momenti di commozione avviene la reale comprensione. La commozione è una delle potenti forme di comprensione. E quel momento accade. E Altrove, ho deciso di perdermi nel mondo, anche se è sprofondo. Cioè, c'è la realtà della sacralità, dell'assenza. Per esempio Neruda dice, mi piaci quando taci, poiché sei come assente. La presenza nell'assenza. È la vera presenza. Come diceva Niccolò d'Accusa, bisogna passare dal sapere, dall'intelletto, alla dotta ignoranza. Oppure, come diceva Carmelo Bene, bisogna depensare, non pensare.
ma per depensare bisogna avere pensato. Ecco, quindi quanto è sacra perdersi nel mondo? Che apro e chiudo parentesi, è inevitabile. Le cose nel mondo accadono, senza se e senza ma. Se voi fate un lavoro spirituale per non far accadere cose brutte nel mondo, siete dentro la più grande illusione. Perché dentro l'illusione, vedere delle cose belle e accettarle, e vedere delle cose brutte e rinnegarle, è sempre illusione. La partita è la realtà, non migliorare l'illusione. E quindi quel brano mi evoca l'altrove, evoca appunto l'oltre, oltre l'identità, l'altrove. E quindi gli ho dato valore. Ci stai invitando a viaggiare leggeri, mi verrebbe da dire. È inevitabile. Anche perché in realtà la pesantezza è veramente un costrutto artificiale, è figlio veramente di una profonda ignoranza. Io non so se realmente, ragazzi, se abbiamo le idee chiare su quello che realmente è l'esistenza terrena, fisica, emozionale, mentale dell'identità. Ma io vorrei che veramente cominciate a riflettere su questa cosa e non prenderla per buona, quindi dimenticatevi tutto. Ma che tu gioisca, o che tu soffra, o che tu voglia cambiare le cose, non hai scelta. Poiché tu non sei né quello che gioisce, né quello che soffre, né quello che vuol cambiare le cose. Perché non preoccuparti di ciò che mangerai, di ciò che... Guardate gli uccellini del cielo, guardate i fiori nel campo, guardate, guardate, guardate. Nisargadatta diceva, io non sono niente, non ci posso fare niente, ma tutto sorge da me. Sì, ho capito Federico, premi Saragadatta. E chi lo dice? L'identità. Perché? Perché vuole abbassare il valore del fuoco. Ma datti sta possibilità, non è che devi diventare Saragadatta adesso. Però c'è questa possibilità. I saggi ci hanno tracciato una via, perché no? Che passa per noi, all'attuale momento, dalla negazione totale di ciò che pensiamo di essere. È come accendere una scintilla in una cassa di cotone. Inesorabilmente va a fuoco tutto. Già saperlo che è così. Ci lancia nell'infinito. E se siete qui non è a caso, eh. Noi possiamo solo complicare le cose. Il pezzo di Tenco ci suggeriscono, vedrai, vedrai, può essere Vedrai, così. vedrai, vedrai. Grazie. È arrivato dai nostri amici ascoltatori e spettatori. E allora, è inevitabile, quindi hai fatto proprio un esempio estremamente calzante, visivo per tutti noi, molto facile da comprendere. Una scintilla in una cassa di cotone. Il penultimo capitolo, che è anche la mia ultima domanda perché ne stanno arrivando talmente tante che mi sembra poi corretto insomma, lasciare lo spazio a chi è collegato e a chi ha tante interessanti curiosità, riguarda proprio la crisi, perché a quel punto quando la scintilla si accende e scocca in una cassa di cotone è crisi, e che da un lato è prostrante e frustrante. Dall'altro però può essere anche estremamente eccitante, se torniamo anche al senso della parola crisi nella medicina, così come è stata battezzata qualche migliaio di anni fa. Si risolve tutto, o guarisci e stai molto meglio, oppure defungi e comunque la crisi ha avuto ugualmente il proprio effetto terminale. Crisi. Oggi come si fa a capire se io sono in crisi, io ascoltatore di questo webinar, perché magari non sto bene, perché magari ti sento e un po' rido, un po' piango, perché magari non so, cioè come fa chi per essere capito per buttare quella scintilla nella cassa di cotone di qualcuno che ci sta ascoltando. È bella sta cosa, mi piace. Sì, la crisi oltretutto se non erro significa punto di svolta. La crisi è l'atteggiamento innanzi alla crisi è eccomi. Eccomi di Maria. Cioè quando l'Arcangelo Gabriele si è presentato a Maria che gli ha detto guarda che in realtà questa notte arriverà lo Spirito Santo, il Padre, ti feconderà, eccetera, eccetera, non ci metterebbe in crisi? Eppure la risposta è stata eccomi. Eccomi.
eccomi, eccomi una risposta potentissima. Eccomi, c'è una consapevolezza in quell'eccomi che è pauroso. Tutto il Vangelo si potrebbe racchiudere nell'eccomi. E io non vi parlo di Vangelo di rappresentazione, me ne fotto totalmente. Per chi non mi conosce, non pensate che io sia un fedele cattolico, non è questo, purché ami profondamente l'insegnamento cattolico, purché riconosca che all'interno dell'insegnamento cattolico ci siano delle contraddizioni molto molto potenti, ma io sono anche colui che sogna ardentemente la fine del cristianesimo materialista, il cristianesimo condizionato, perché sta nascendo il cristianesimo esoterico. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Sta nascendo questo, ma questo accade nel vuoto, accade nel niente, accade nel nulla, e questa è la crisi che ti permette di fare tutto questo. È quell'eccomi che non ti fa indietreggiare di un attimo. E che la crisi è questa. Poi dopo cosa succede quando arriva la crisi? Arrivano le sirene con le loro parole convincenti, con il loro sapere confortevole, perché quella volta ci hanno aiutato in un momento di crisi, perché noi pensiamo che la crisi vada superata. La crisi, come tutte le cose, va vissuta, superata o non superata, chi se ne frega. Allora ancora una volta io richiedo: ma perché fai un lavoro spirituale? Per portare conforto nella vita dell'identità? È una truffa. Sei una truffatrice, quindi fai le truffe. Sei un'attrice. Sei menzognera fin dal principio. La crisi è qualcosa che accade e va semplicemente vista. Come un successo, in qualcosa che accade, che va semplicemente visto, come una separazione, una perdita. Va semplicemente visto. Sì, ho capito, ma non è mica facile, ma chi te l'ha chiesto? Non ti ho chiesto che è facile o è difficile, ti ho chiesto che diventa lo sguardo. Nella dimensione dell'ignoranza, colui che vede è l'oggetto visto. Nella dimensione della saggezza, e ci possiamo arrivare, colui che vede è il vedere stesso. Ringrazia la sacralità di tutto ciò che vedi: sofferenze, dolori, perdite, abbandoni, acquisizioni, riconoscimenti, apprezzamenti, innamoramenti, gioie, dolori. Sono come le onde, ma c'è la profondità dell'oceano, che ha una sua profonda solidità. Senza la profondità dell'oceano, cosa sono le onde? La crisi ti porta a raggiungere livelli di sguardo impensabili. Poiché ancora una volta, questa cosa penso che siamo d'accordo tutti, il lavoro su di sé siamo bravi a farlo quando le cose vanno di merda. O quando il momento fuori è critico. O sto attraversando qualcosa di difficile. Allora cominciamo a fare un lavoro su noi stessi. Guarda che bello. Vogliamo ancora andare avanti così? Volete ancora raggiungere ciò che siete mediante la disperazione che il mondo creerà? Perché la creerà? Perché tutto deve crollare, tutto crollerà? O volete farlo ora, adesso, qui? Quindi quando tutto crolla, che gioia! Poiché più crolla, più realizzi la tua natura. Ecco il porgi la traguancia. Noi invece abbiamo trasformato tutti i principi spirituali in modus operandi, perché così si fa, perché così l'ha insegnato, perché così l'ha detto il maestro. Ma se non realizzi chi sei, anche ama il prossimo tuo come te stesso, è una boiata. Ma te stesso chi? Solo il vuoto può amare tutto, poiché è tutto. Quindi la crisi serve a questo. La crisi sono delle fratture per far penetrare nell'altrove ciò che sono. Grazie, interessante e sempre ricco di belle energie, diciamo che sono sempre parole che muovono molto e che fanno pensare tanto, nel senso buono intendo. Grazie di cuore che tu abbia condiviso con noi queste tue riflessioni, questo tuo cammino. E per coloro che naturalmente vogliono approfondire, beh, ovviamente eccolo qui, c'è il libro di Federico Cimaroli, che, come vi dico e vi ho detto, non solo l'ho trovato meraviglioso, ma è anche acquistabile, perché da stasera, in quanto è uscito davvero oggi, o meglio ora.
Il libro è questo, l'io sono, essere niente per essere tutto. Il libro è acquistabile sul sito del Giardino dei Libri, quindi giardinodelibri.it. È composto da 154 pagine, scontato costa 17,10 euro. Per chi lo acquista questa sera sul sito del Giardino dei Libri, ci sarà anche la spedizione veloce, gratis. E poi c'è anche un omaggio, l'abbiamo accennato prima, ma non l'abbiamo svelato, eccolo qui. Per chi acquista il libro sul sito del Giardino dei Libri, un file audio in formato MP3 da 2 minuti circa, in cui Federico legge il pensiero numero 14 del libro Agni Yoga, un pensiero profondo sulla felicità e sullo spirito. Questo è un omaggio esclusivo del Giardino dei Libri. Ci puoi dire qualcosa in particolare, Federico, su questi 2 minuti, su questa lettura? Poi passiamo alle domande dei partecipanti. L'umanità ha smarrito la felicità, poiché essa appartiene allo spirito. L'umanità deve essere infelice, perché se no, altrimenti, come tornerebbe allo spirito? In questo sta il senso dei grandi eventi. E oltretutto questa felicità che appartiene allo spirito è quell'immensità dell'oceano, che a prescindere dai piaceri, dei dolori mondani, dell'identità, quella felicità, quel letto felice, c'è sempre, ma noi non ce ne accorgiamo. La felicità dell'identità, quindi quella condizionata da un qualcosa di mondano, o da un riconoscimento, da un apprezzamento, anche o da una comprensione, è una felicità molto scadente. E la felicità appartiene allo spirito. Allo spirito. Non all'identità. Allo spirito. Iniziamo con Deborah. Quanto è importante l'accettazione degli eventi in questo processo di svuotamento? Totale, ma ci sono diversi livelli di accettazione. L'identità accetta rassegnata. E poi c'è un altro tipo, un'altra ottava di accettazione. Accetto le cose così come sono perché sono perfette così come sono. Al momento non lo vedo, non mi interessa, ma questa è la strada. Allora più accetti, più ti siedi su ciò che sei. E lì lo cominci a vedere che funziona. Quindi guardare bene la qualità dell'accettazione, perché l'identità è abile a prendere i principi spirituali e trasformarli all'ottava bassa. In brevissimo tempo diventa rassegnazione. Non ha nulla a che fare col fare o col non fare. E dopo l'identità prende per accettazione non fare niente, non reagire mai, essere un pirla. Questo lavoro ti porta a liberarla l'identità, a vivere la sua vita, poiché tutto è perfetto così com'è. Allora, senti questa. Una volta un allievo gli chiese a Nisargadatta: Maestro, immaginiamo che io incontrassi un mendicante affamato e infreddolito e gli chiedessi: Chi sei? E lui mi risponde: Sono il sé supremo. Se io gli chiedessi: Benissimo, se sei il sé supremo, cambiala questa condizione. Mendicante, affamato, infreddolito. Sei il sé supremo, cambiala. Ebbene, maestro, cosa mi risponderebbe? E Nisargadatta risponde: Perché? Cosa c'è che non va? La partita è ancora una volta sedersi sulla consapevolezza della consapevolezza e lasciare che l'identità faccia la sua partita. E invece noi abbiamo preso il lavoro spirituale trasformandolo in questo lo devo fare, questo non lo devo fare. Ah, questo è troppo ego, devo mettere meno ego. Che cazzate! Più ego, ci vorrebbe più ego nel mondo spirituale, più ego, molto più ego.
molto, molto più ego, fino a farlo esplodere, molto, molto più ego. Più ego, più ego. Una volta ancora, se qui una persona estremamente vicina, disagadatta, mi chiese di riportare delle vicende, delle esperienze. E allora gli chiesero, ma tu sei stato a stretto contatto del maestro, ma dai, raccontaci, qual è la cosa più grande, più sorprendente del maestro? Dai, raccontaci. E lui risponde, la cosa più bella, più grande che ho visto, è che l'ho visto arrabbiato. E l'ho visto felice. L'ho visto triste. E l'ho visto gioioso. L'ho visto gentile e l'ho visto sarcastico. E non l'ho mai visto cambiare nulla di tutto ciò, poiché sapeva fin troppo bene che non era nulla di tutto ciò. Ecco l'accettazione perfetta e sacra. Irene e Luca, le mettiamo l'una a fianco all'altra queste due domande. Irene, come si può iniziare ad entrare nel vuoto? Luca, com'è possibile percepire davvero quel vuoto, spogliarsi da quel che si crede di essere? Bisogna iniziare a guardare. Guardi tutti quei pensieri. È problema fatto, problema detto, io vorrei, io non vorrei. Se quella volta non l'avessi fatto, se quella volta fossi andato lì, invece non sono andato, se quella volta avessi studiato, però comunque lui ieri ha fatto così, problema, ha guardato, ma tutti questi pensieri, li cominci a guardare e non ti riconosci, non sono tuoi, ma non solo quelli brutti, anche quelli belli. Siamo abili noi a scartare le cose più pesanti, a salvaguardare le cose più belle, no, no. E più le emozioni. Sono contento di questa cosa che mi hai detto. Grazie. Sono felice di questa cosa. Questo non sono io. Che non vuol dire che sia sbagliato. Ma la scadenza, come lo yogurt, l'invidia, la rabbia, eccetera, non sono io. Devi iniziare a percepire questa cosa qui, le azioni, il corpo fisico, non sono io. All'inizio è un trip mentale, ma siccome la mente ha fatto tutto sto bordello, almeno ci dà una mano a tirarcene fuori. Quindi all'inizio è un po' mentale, artificiale, ma un artificiale che apre a una spontaneità. La sacralità dello sguardo, fino a divenire sguardo. E se sei serio, e se il tuo desiderio è la realtà, può accadere da un momento all'altro. No, no, che mi vengono in mente talmente tante cose, ma non le voglio dire perché sono semplicemente un direttore del traffico. Tu e i nostri spettatori sono i protagonisti. E quindi un giorno o l'altro mi capiterà sicuramente di incontrarti per strada, ti metterò in un angolo e ti chiederò tante cose proprio su questo webinar, sulle cose che stai dicendo. Preparati. Allora, non è una minaccia, è un augurio per me. Niki, quanti, secondo te, Federico, sono pronti al vero passo verso il vuoto? Una domanda, perdonami, pessima. Quanti è una domanda pessima? Tutte le domande che partono con quindi, scartatele. Tutte le domande che partono con quanti, scartatele. Non c'è nessun quanti, ci sei solo tu. Lascia stare gli altri, ci sei solo tu. Perché sennò guardare gli altri diventa motivo di tanto gli altri non ce la fanno, quindi fanculo, non ce la faccio neanche io. Se sta agli altri, tu sei qui e sei pronta, pensa a quello e basta. Roberto, che non sono io, potresti dare un'indicazione oltre a quanto già detto
per allenare il muscolo cardiaco. Il muscolo cardiaco lo alleni con la buona musica, con l'arte, facendo delle buone opere. Le sette opere di misericordia sono tutte valide a sciogliere il proprio cuore, però dovete esserci lì, non farle perché vanno fatte, non farle perché così si fa, non farle perché così mi hanno insegnato, ma poiché mentre le faccio io ci sono. Quindi quello aiuta a cercare di fare qualcosa nel mondo, ma poi senza il lavoro che vi ho detto io diventano nuove identificazioni, quindi non siete più il terapeuta, non siete più il giornalista, non siete più il papà, ma diventate quello che fa donazioni, quello che aiuta il prossimo, quello che fa queste cose, ma sono tutte identificazioni che vanno bene, per carità, però sono identificazioni. Emanuele, come gestire forti emozioni che arrivano e che non possiamo gestire in quanto sono proprio queste che gestiscono noi? Non devi gestire nulla, devi guardare. Il pensare di gestire è un pensiero dell'identità perché vuole mantenere il controllo sulla propria esistenza. Tu non devi gestire un cazzo, tu devi guardare. Guardare, non devi gestire. Guardare, ascoltare. Devi gestire nulla. Lascia che a gestire sia Federico, Roberto. Non tu, tu guarda. Vedete che ogni domanda riporta l'identità, ma a me non mi fregate. Ma infatti i nostri spettatori e ascoltatori di questa sera devono essere veramente grati per la qualità delle risposte, dirette e sicuramente molto molto utili. Luca chiede, questo libro può considerarsi una continuazione di Il richiamo? Che facciamo vedere tra l'altro, perché ovviamente è qui con noi, e che è bellissimo anche questo. Il richiamo sono dei concetti base di insegnamento che possono servire all'inizio per cercare di orientarsi alla meno peggio e portare conforto nel mondo dell'identità e quindi svolge quel compito. Io sono e trascendo. Non scende a patti con nulla, io sono. La Dani più Federico. Allora, io leggo, La Dani chiede: posso chiederti se questo processo porterà ad una crescita senza crisi? E Federico chiede: esiste un modo per andare alla ricerca di sé senza bisogno che arrivi la crisi? Ancora una volta è quello che vi ho detto prima, abbiamo questa idea che vogliamo cambiare, possiamo, vogliamo evolvere cercando nel mondo dell'illusione qualcosa che ci piace, qualcosa che scartando quello che non ci piace. La partita, ragazzi, per ottenere ciò che voi volete davvero è arrendersi ora. Ciò che voi desiderate sono effetti collaterali nel piano dell'identità. Se voi invece li cercate come obiettivi, sì, potrei dirvi sì, dai che ce la fa, dai. Ma siccome mentire non mi piace, arrendetevi adesso, arrendetevi ora a ciò che c'è, di volta in volta. Cominciate a percepirli come pura consapevolezza, come io sono. Non riconoscetevi con tutto ciò con cui vi siete sempre riconosciuti. Guardate quello, non vi fate distrarre dalla voglia dell'identità di raggiungere i piani spirituali, sono balle. L'identità teme come la morte i piani spirituali, perché scompare. In realtà viene salvata, però scompare come idea. Quindi è lei che cerca di inserirsi con delle domande apparentemente spirituali, ma semplicemente lei. Che c'è questo fuoco che si è acceso. Dice, qui ormai è inevitabile, quindi cerco di rendere meno brutto l'inevitabile. Che pensiero sciocco. Che pensiero infantile. Siamo grandi, siamo grandi. Allora, chiedo scusa Alia o Alia, chiedo scusa per la pronuncia, una delle due dovrebbe essere quella giusta. Come la dissoluzione dell'ego può arrivare solo dopo aver avuto un ego, vale lo stesso anche per il vuoto? Come posso altrimenti farmi vuoto?
Il vuoto è l'unica cosa che esiste. Il fatto di riuscire a percepire il vuoto è possibile poiché abbiamo conosciuto tutto ciò che non è vuoto, come dici tu. Per dissolvere l'ego devo farlo scoppiare, questo ego, quindi conoscerlo talmente bene, perdermi in tutti i suoi anfratti. Nutri il tuo nemico se vuoi sbarazzartene. Il vuoto è l'unica cosa che c'è. Tutto ciò che non è vuoto l'abbiamo conosciuto in milioni di anni, basta. Irene, può la depressione essere l'inizio di un cammino? Ma allora, il discorso è questo qua. Ma quando mai ha avuto inizio il cammino? Vedete che avete dei concetti? L'inizio del cammino. Ma su che piano parlate? A cosa vi riferite? Ancora sul piano dell'identità? Va bene, sì, l'inizio di un cammino può essere qualsiasi cosa. Ma il cammino, se la guardiamo a livello causale, ha avuto inizio, miliardi di anni fa. La partita invece è sedersi su quella cosa che non ha mai avuto inizio. Perché finché continuiamo a conversare sul piano temporale e spaziale, capito che volete lenire un po' la confusione, cercare di stare un po' più sereni, per cercare di capire come fare, per cercare di fare le cose fatte bene, perché ci tenete, perché non volete... Entra in quello spazio che non ha mai avuto inizio e non avrà mai fine. Non si è mai addormentato e non si è mai svegliato e non è mai nato e non è mai morto. Sono domande interessanti, va bene, ma sono su un piano. Quindi se vuoi che ti risponda su quel piano, qualsiasi cosa potrebbe essere l'inizio. Vorrei che tu venissi su un altro piano in cui non esiste l'inizio. Tutte occasioni per ribadire concetti che sono affascinanti, hanno grande appeal e mi rendo conto che sono, diciamo, un po' tutto il contrario della nostra quotidianità e quindi vale la pena sicuramente ripetere. Angelica fa un caso ancora un pochino più specifico, direi, e se dentro abbiamo tanta rabbia che prende il sopravvento, bisogna sempre comunque guardare fino a che punto. Dovete ascoltarvi e probabilmente fate le domande. Voi pensate che guardare significa non agire? Voi pensate che guardare significa non reprimere? Voi pensate che guardare non significa non fermarsi? Voi significa che guardare vuol dire lasciar scorrere, vuol dire che tutto quanto finisce in un certo modo, quindi che si scontra, che si incazza, che mi sfogo. Non avete capito? La rabbia non appartiene a voi, vi attraversa. Fai quello che vuoi. Lo sappiamo che a livello di identità nutrire la rabbia, arrabbiarsi, si intossica. C'è bisogno di parlarne ancora di questo. Ormai è passata sta roba, Corrode il sistema nervoso a lungo andare la rabbia. Ti mangia, ti consuma, ti corrode. C'è bisogno di parlarne? Però è anche vero che bisogna sfogarla, perché se la butti giù ti consuma da dentro. Ma sono veramente dobbiamo parlare di questo? Guardate le vostre domande. Voi volete ancora sapere cosa fare? E quando vi parlo di guardare, secondo voi non è un fare? Il vero fare è guardare! Fallo? Ti arrabbi, ti sfoghi, la calmi, ci respiri, ci stai. Fai quello che vuoi, non c'è problema. Se stacchi la presa al coinvolgimento, tutto diventa lineare. Ancora una volta, non riusciamo a percepire di essere senza il coinvolgimento in queste cose. Quanto ancora abbiamo bisogno di coinvolgerci in una crescita spirituale? Quanto ancora abbiamo bisogno di essere colui che scioglie la rabbia? Spostati su un altro piano. Stacca il coinvolgimento. Sii consapevole. E ci sei già.
Se non entri in quello spazio, non aumenti la tua capacità di percezione. E se non aumenti la tua capacità di percezione, la rabbia farà sempre di te ciò che vuole. È una questione di velocità. È presente Neo nel film di Matrix, alla fine, quando diventa talmente veloce che ferma i proiettili con la mano, talmente vanno piano, ma non perché i proiettili vanno più piano, perché lui ha una qualità di percezione che vanno piano i proiettili. La stessa identica cosa. Sul piano della velocità della rabbia, puoi spingere la palla sott'acqua, puoi incazzarti, fare casino, e va bene. Se ti sposti su un altro piano, la vedi arrivare prima che si manifesta. Sarà così? Ma io non lo so mica, se sarà così. Ma voi pensate veramente, ragazzi, che quello che si arrabbia e quello che non si arrabbia sia uno meglio dell'altro? Ma veramente non avete idea? Sì, già, sì, secondo me si pensa questo. Infatti chi si arrabbia va dallo psicologo e lo psicologo gli dice: tu ti arrabbi perché 30 anni fa, 20 anni fa, 50 anni fa ti è successo questo, e ci si lavora degli anni, e quindi metti in mano anche questa parte ad altre persone. Qui dentro c'è scritto una cosa completamente differente, io la trovo meravigliosa, è per questo che sto veramente invitando ad acquistare il libro. Io non vi devo vendere niente, ragazzi, ma ve lo dico perché ci toglie da tutti quei concetti a cui siamo normalmente abituati, perché così vuole come dire, il mondo in cui viviamo. Ho un problema, ne parlo con qualcuno. Ho un problema perché mi arrabbio, ho un problema perché non so gestire questa cosa, e c'è sempre l'esperto di. Ma così facendo si cede parti di sé. Boh, correggimi, sto dicendo le sciocchezze. Si cede parte di sé, non si fa mai invece quel passo che ci porta in quel vuoto, che è un vuoto anche attivo e comunque non giudicante, per cui non c'è differenza tra chi si arrabbia e chi non si arrabbia. Non c'è, perché non è quello il piano. Assolutamente, non è quello il piano. Questa frase racchiude tutto: non è quello il piano. Tu puoi andare allo psicologo, va benissimo, fa un lavoro straordinario, ma su quel piano. Quindi, hai bisogno? Non ce la fai? Hai bisogno di una mano? Vai, fa un lavoro fondamentale, e ce ne sarà sempre più bisogno. Benissimo, sto parlando male di loro, va benissimo. Ma piano piano cerca di spostarti anche su un altro piano. Perché io ve lo dico ancora, ragazzi, non so se è chiaro, e non ve lo dico per spaventarvi, ve lo dico perché sta già accadendo. Tutto crollerà. Rimane solo la capacità di percepire il vuoto. In questo mondo sopravviveranno gli stupidi. Nel mondo, ma non del mondo, disse un tale. E questa è la nostra partita. Che non vuol dire non andare o andare dallo psicologo. Lascia che vada. Federico, lascia che vada dallo psicologo. Tu spostati però. Dimora su ciò che sei. Non perdere questa possibilità. Un'ultima domanda, poi dobbiamo chiudere, ce ne sono davvero, davvero tante, e alcune sono anche veramente, però questa, cioè molto belle, però questa qui mi incuriosisce, perché la domanda, immagino, di un genitore, di Barbara, che consiglio daresti ad una persona che vorrebbe aiutare a risvegliare i propri figli? Come coinvolgerli in questo? Risvegliati tu. Messaggio chiarissimo, mi verrebbe da dire. Grazie Federico, grazie davvero, davvero tanto. Grazie a te Roby, grazie Sandro, grazie Rosa, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, e via. Non andar via ancora, dai, grazie davvero, ti lasciamo, trova un paio di minuti, intanto dobbiamo far rivedere ancora il tuo libro, io ci tengo davvero, davvero tanto, mi ha colpito molto. L'ho finito ieri, ero a Roma, l'ho finito a Roma, ho arricchito la mia serata romana, eccolo qua. Quindi, e il libro è questo, l'io sono, essere niente per essere tutto, acquistabile su giardinodelibri.it, 154 le sue pagine, scontato, costa 17 euro
e 10 centesimi per chi lo acquista questa sera sul sito del Giardino dei Liberi, spedizione veloce gratis, in più l'omaggio esclusivo di cui ha parlato prima anche lo stesso Federico. Quindi sempre acquistando sul sito del Giardino dei Liberi, file audio in formato MP3 da 2 minuti circa, in cui Federico legge il pensiero numero 14 del libro Agni Yoga, un pensiero profondo sulla felicità e sullo spirito. Grazie ancora, vuoi condividere un ultimo pensiero, un ultimo messaggio prima di salutarci, una parola finale con i nostri, un altro occhiolino, con i nostri partecipanti? A tua scelta. È stato bello, ci siamo divertiti. A me era piaciuto molto, moltissimo. Sì. Quindi grazie, grazie a tutti, bella serata. Grazie, grazie a te, grazie davvero da parte di tutti noi, grazie per aver condiviso le tue riflessioni in questo nostro spazio aperto. Grazie a tutti voi che avete partecipato, l'augurio è quello di una buona serata, ci vediamo al prossimo webinar.